Benvenuti a questa puntata di World Tech Update da parte di Nick Barber. Questa settimana partiamo dalla sede di Microsoft a Redmond, dove la società ha annunciato la nuova generazione di console, la Xbox One. Microsoft vuole mettere la nuova console al centro del soggiorno, facendola diventare un hub per TV, film, navigazione internet, Skype e ovviamente giochi. With the Xbox One Guide, I see all my local TV listings right through my Xbox, and I can use my voice to check out what's on. Xbox, Today Show. Watch Sci-Fi Channel. Watch MTV. What's on HBO? The Xbox, Show Fantasy. And now I get my fantasy players right alongside. La console, che avrà nuovo processore, 8 GB di memoria, Blu-ray disc, disco fisso da 500 GB e Wi-Fi Direct, si basa su una nuova architettura che unisce quella specifica di Xbox con il kernel di Windows, su cui vengono eseguite applicazioni web. Maggiori informazioni dovrebbero essere rese note in occasione delle E3, che si svolgerà tra poche settimane. La maggiore novità di questa settimana è però arrivata da Yahoo, che ha annunciato l'acquisizione di Tumblr per 1,1 miliardi di dollari. Tumblr is a phenomenal company and we couldn't be more excited. While we're acquiring it, we intend to operate it independently. Their roadmap, their vision, all of that stays on track. That said, they bring an incredible number of strengths to their portfolio. More than 300 million monthly users. When you add that to the more than 700 million monthly users already on Yahoo, we have a global audience that exceeds a billion monthly users. Melissa Mayer ha anche presentato la nuova versione di Flickr, la cui interfaccia abbandona testi e link per concentrarsi sulle foto. Yesterday, this was your photo stream. Those photos that were being uploaded, this is what it looked like. Not very much about the photo. Lots of white space, lots of text. Now, this is what your photo stream, your profile page, looks like on Flickr. A cover photo, full bleed images, and a justified view of photographs. In terms of the overview of your sets, what we call your albums are called sets on Flickr, it used to look like this. Again, not very much about the photograph. Today, the view of a user's sets looks like this. Flickr offre ora 1 terabyte di spazio gratuito che può ospitare oltre 500,000 di foto in alta qualità. Gli utenti possono raddoppiare lo spazio con $500 all'anno. Da quando il servizio è stato acquisito da Yahoo nel 2005, le maggiori critiche sono state legate all'assenza di migliorie significative. Solar Impulse, l'aereo a energia solare, continua la sua lenta traversata degli Stati Uniti. La tappa da Phoenix a Dallas ha stabilito il record mondiale di distanza per aerei di questo tipo. Il volo ha richiesto poco meno di 18 ore e mezza. A condurre il velivolo si alternano 2 piloti. La struttura è costituita da una fusoliera in fibra di carbonio, mentre le celle solari sono sottili come capelli umani. I piloti e il team sperano che questa impresa attiri l'attenzione sull'impiego di energia pulita nei trasporti. Dopo Dallas, Solar Impulse volerà a St. Louis, poi Washington DC e infine New York. Lo stesso edificio che ha ospitato la conferenza Google I.O. è stato analizzato durante l'evento in un modo tutto nuovo anche per Google. Non tutti quelli che sono passati da tra i piani dell'edificio ovest del Moscone Center si sono accorti dei 480 gruppi di sensori sparsi negli angoli, nelle stazioni di ricarica Android e nei vari locali in cui si è svolto l'evento. Sono stati registrati dati riguardanti la qualità dell'aria, la temperatura, il livello di rumore e la luminosità. Alcune schede sono state posizionate sotto la moquette intorno a porte e scale mobili per contare i passi e ottenere una fotografia degli spostamenti delle persone nell'edificio. Poi i dati sono stati trasmessi utilizzando una rete mesh alla piattaforma cloud di Google. In totale sono stati catturati 4.000 flussi di dati che hanno aggiornato in diretta le mappe dell'area espositiva per mostrare gli spostamenti delle persone o le aree più rumorose. Una tale analisi sarebbe stata possibile anche utilizzando chip NFC posizionati nei badge dei partecipanti, ma questa ipotesi è stata esclusa per ragioni di privacy. So transparency is certainly the key, and just openness, and we've published all of our code, we've published all of our hardware specs, we're publishing all of the data and making it all open and public. So we're trying to
do our part and be as transparent. But are people gonna have conspiracy theories? Yes, always. But the point of that, you know, in our minds is it's silly. These are all off-the-shelf sensors. You can see exactly what's on here. I mean, there's no casing around the board. You can see exactly what's on here and exactly what data it's collecting. And honestly, all of us are walking around with devices in our pockets that are tracking us in far more sophisticated and hidden ways than any of this stuff. So if you want to worry about something, that's totally fair, but you're worrying about the wrong thing if you're worried about this. Google ha realizzato l'esperimento per capire quali aree della mostra erano più apprezzate e dove la gente preferiva riposare. L'obiettivo è capire come gestire meglio le risorse durante i grandi eventi. È tutto per oggi, grazie per aver visto World Tech Update. Per scoprire di cosa parleremo nei prossimi appuntamenti, seguiteci su Facebook e Twitter. Salutandovi, vi lasciamo con alcune altre immagini da Microsoft. Intanto segnatevi in agenda le date. Tra 2 settimane saremo al Computex a Taipei e fra 3 settimane alle 3 di Los Angeles. Prepariamoci quindi a vedere un giugno molto affollato. Da Nick Barber e da tutti noi dell'IDG News Service, un ringraziamento per aver seguito il nostro programma. Ci vediamo la prossima settimana.